All'evento di sabato è la festa del centenario, è un evento che di fatto contiene 3-21 perché avevamo prima alle 17, dalle 17 allo Stadio Angelini una partita tra le vecchie glorie nero-verdi, poi alle 19:22 ci sposteremo qui nel centro storico in Piazza Valignani dove partirà un corteo dei tifosi della curva Volpi che percorrerà il tracciato Corso Marruccino via Arniense per entrare in Piazza Malta e poi in Piazza Malta ci saranno ovviamente premiazioni e riconoscimenti sia per i vecchi gruppi ultras della curva Volpi, per le vecchie glorie neroverdi, un ricordo sentito e sincero nei confronti degli angeli neroverdi, in particolar modo ad Alessandro Luciani che è recentemente scomparso, e poi dalle 21:30 fino a notte fonda tanta musica dal vivo, ben 10 gruppi musicali di Chieti che si alterneranno sul palco allestito in Piazza Malta, e sarà una festa di piazza, è quella che volevamo, birra, arrosticini, porchetta, tutti insieme per il nostro orgoglio, per i nostri colori e per gridare ancora di più ad alta voce Forza Chieti. Vogliamo doverosamente celebrare questo momento con una grande festa che coinvolgerà in primo luogo la tifoseria, che è il vero motore propulsivo di questa squadra e di questi colori, e poi tanti giocatori, allenatori, dirigenti sportivi che nel corso di questi anni hanno accompagnato e hanno rappresentato un pezzo di storia della nostra squadra. La società non sta passando un bel momento, qual è il vostro punto di vista? Si stanno muovendo un pochettino tutte le parti della città, le istituzioni, imprenditori, professionisti, tifosi, quindi quando tutta la città, tutto il tessuto cittadino marcia unito verso un obiettivo, questo obiettivo lo raggiunge e quindi, ripeto, di qui a breve sono certo che sicuramente avremo tantissime notizie positive.